Ciao a tutti, io sono Angelica, vi do il benvenuto sul mio canale. Come state? Oggi Mega svuota la spesa detersivi. Sono stata infatti da Risparmio Casa, ho approfittato di tante promozioni e quindi condivido con voi appunto la spesa fatta. So che vi piace molto come tipologia di video e quindi io non mi perderei in chiacchiere e inizierei con lo svuota la spesa detersivi. Questa volta sono stata brava perché ho anche lo scontrino con me, quindi posso dirvi il prezzo di ogni cosa che ho acquistato. Ho anche il volantino. A fine video vi faccio vedere qualche offertina da Risparmio Casa, perché queste offerte sono dal 28 di ottobre all'11 novembre, quindi sono ancora in corso. Iniziamo con il video. Oltre a farvi vedere i vari prodotti che ho acquistato, voglio approfittarne anche per parlare di alcuni prodotti che ho testato, quindi ci tengo a lasciarvi la mia recensione, anche perché ogni volta vi prometto di dare una mia recensione e poi puntualmente mi perdo, mi scordo. Quindi questa volta cercherò di fare la brava e vi parlerò anche di alcuni prodotti che ho provato recentemente. Allora, per chi ha visto l'ultimo svuota la spesa detersivi, magari vi lascio il link da qualche parte se siete curiosi di andare a sbirciare i prodottini che ho acquistato. Sapete che ho voluto provare questo sgrassatore della marca Risparmio Casa al gusto lavanda. Siccome l'ho quasi terminato, sono andata a comprare appunto lo sgrassatore, perché poi non mi andava di ricapitare da Risparmio Casa soltanto per un prodotto, quindi l'ho già acquistato. Nel momento in cui termino questo, vado ad utilizzare il nuovo che adesso vi faccio vedere. Vi vorrei però lasciare una recensione su questo prodottino. Ultimamente sto cercando di testare dei prodottini che costano nettamente meno rispetto ai prodotti, diciamo, blasonati e di marca per cercare delle valide soluzioni perché mi sono stufata veramente di andare a buttare un sacco di soldi per detersivi. Quindi ho voluto provare lui. Lo vado a mettere nella lista di prodotti non bocciati, ma neanche promossi, diciamo prodotti nel limbo, quei prodotti che non penso che riacquisterei. Diciamo che il profumo non è neanche sgradevole, però non mi pare che sgrassi, ecco, accuratamente. Quindi magari per una passata veloce per il rilascio magari del profumo va bene, però se cercate qualcosa che vada a sgrassare nel vero senso della parola, io non mi sento di promuoverlo. Ho deciso di ritornare ad un prodotto che conosco, che ho acquistato in tempi passati, anche se ho deciso di cambiare profumazione. Sto parlando del Cif sgrassatore. Questo l'ho acquistato in altre profumazioni, l'ultima non mi era piaciuta e quindi ho deciso di acquistarlo nella profumazione limone. Green Active sgrassatore cucina, olio essenziale di limone, rimuove anche il grasso ostinato. Quindi ho approfittato della promozione perché l'ho acquistato a 1,69 euro, quindi prezzo consigliatissimo. E quindi ho acquistato lui che so essere una certezza. Spero che mi piaccia questa profumazione, ma penso di sì perché non ho nulla di strano. E quindi lo provo e poi vi lascio magari nel prossimo video svuota la spesa una mia recensione. Se vi interessa questo tipo di prodotto da Risparmio Casa, lo trovate a 1,69 euro, lui ed altre profumazioni. Approfittando sempre di una promozione, ho voluto acquistare il detersivo bagno, non perché lo avessi terminato, ma perché anche questo è in promozione a 1,69 euro e quindi l'ho preso per tenerlo tra le mie scorte. Questa profumazione credo sia nuova, o almeno io non l'ho mai vista, profumo di gelsomino. E quindi l'ho voluto acquistare. Qui dice che rimuove anche i residui di sapone e quindi sono curiosissima di andare a provare questo prodotto. Conosco già i prodotti della Cif per il bagno, li ho utilizzati in passato, sia quelli in crema, quelli in gel.
Però diciamo che per quanto riguarda i prodotti per il bagno mi trovo benissimo questi a spray, mi piacciono in particolare. Ne approfitto per parlarvi di questo prodottino che ho acquistato l'altra volta per il bagno, questo della Chantecler. Devo dire che è un buon prodotto valido, quindi ve lo consiglio. Deterge e rimuove germi e batteri. Devo dire che mi piace, lo promuovo come prodotto, soltanto che approfittando della promozione ho acquistato lui. Poi a me piace anche un po' variare con i detersivi della casa, mi piace un po', cambiare. A tal proposito, vi voglio anche parlare in velocità di questo prodottino che ho acquistato molto tempo fa della Quasar ed è sempre un prodotto per il bagno. Non è un prodotto di pulizia, nel senso che non si utilizza per andare a lavare i pezzi del bagno, in realtà è un prodotto che ha un effetto barriera. Dopo che voi avete pulito il vostro lavello, la vostra vasca da bagno, andate a spruzzare su un panno questo prodotto e si forma una sorta di barriera, funge appunto da barriera. E garantisce un'igiene, una protezione fino a 24 ore. Io diciamo che quando lo utilizzo trovo che il bagno si mantiene più a lungo pulito e anche le goccioline di acqua non si vanno a formare almeno per un giorno. Quindi ve lo straconsiglio, se lo trovate acquistatelo. Io questo l'ho acquistato mesi e mesi fa perché non lo vado ad utilizzare sempre, quindi ve lo straconsiglio. Poi ho voluto provare questi panni della marca Risparmio Casa, panni cattura polvere profumato, questo ha profumazione vaniglia. Sono curiosissima da provare. Qui dice di utilizzarlo senza aggiungere altri prodotti per la pulizia o elettrostatici. Si può utilizzare sia manualmente che con la scopa per la pulizia del pavimento. Io andrò ad utilizzarlo con lo Swiffer. Vediamo un attimino, sono curiosa di provarlo. Questo lo trovate nella sezione di prodotti a 99 centesimi. Se conoscete Risparmio Casa, sapete che all'interno del negozio hanno una sezione con tutti i prodotti a 99 centesimi. Ci sono molte cianfrusaglie, ma ci sono anche cose utili. Molto spesso stracci, spugne. E io questa volta voglio mettere alla prova lui, voglio vedere come mi trovo. Quindi anche di questo vi farò sapere. Sempre nella sezione 99 centesimi ho acquistato lui questo poggiamestolo, un plasticone, è di plastica. Però l'ho acquistato perché uno, non riesco mai a trovare poggiamestoli che mi piacciono. Due, ogni qualvolta ho acquistato un poggiamessolo in ceramica, puntualmente mi si è rotto e quindi mi ero stufata di essere senza poggiamessolo. Quando vado a cucinare non so mai dove appoggiare appunto i cucchiai, i mestoli, ogni volta faccio un casino. Mi tocca sempre prendere un piattino, appoggiare nel piattino e è un casino. Quindi ho voluto acquistare per 99 centesimi lui. Tanto lui durerà all'infinito, questo è perfetto per Angelica perché è indistruttibile. E poi per 99 centesimi ho detto: ma sì, dai, intanto prendiamolo, poi magari con il tempo ne prenderò qualche altro che mi piace di più. Allora, ho quasi terminato l'anticalcare. Volevo tornare al Viacal perché è un prodotto valido. Soltanto che costava quasi 4 euro e quindi sinceramente ho detto no, proviamo ad utilizzare qualche altro prodotto, vediamo un attimino se trovo un valido sostituto, altrimenti poi torno ad acquistare lui. Per questo motivo ho acquistato lo Smac Express anticalcare. Io con i prodotti della Smac mi trovo solitamente bene. Sono prodotti validi, considerando che l'ho acquistato a 1 euro, mi pare. Aspettate che ve lo dico. 1,69 euro. Ho detto perché no, proviamo anche lui, proviamo lo Smac sciogli calcare e vediamo un attimino come mi trovo. Ero andata per acquistare i prodotti della Swiffer, i panni bagnati, i panni wet della Swiffer.
ma non li ho trovati. Cioè, non so se la sezione era sbagliata, sono andata a trovarli in un posto sbagliato, erano magari collocati altrove, quindi probabilmente o lo hanno terminato o non lo so. Devo mettere alla prova queste salviette della Risparmio Casa. Questa è la prima volta che li acquisto, praticamente sono come quelle appunto dello Swiffer, infatti vi fanno anche vedere, guarda caso, il palo praticamente della Swiffer, guarda caso, ricorda proprio lui, quindi vuol dire che vanno bene anche per il palo della Swiffer. Questi li ho pagati 1,99 euro, ragazzi, quindi li metto assolutamente alla prova. Vediamo come mi trovo, anche perché io con i panni della Swiffer, quelli bagnati, mi trovo bene, però noto che si asciugano molto rapidamente, e quindi magari molto spesso mi capita di doverne utilizzare due per igienizzare l'intero pavimento. Proviamo loro, diamo una chance, male che va, non li ricompro più. Poi, prezzo top perché 12 panni, 1,99 euro. Allora, l'ultima volta, come prodotto per andare a pulire e a igienizzare il water, avevo acquistato il prodotto della Lisoform, VC Lisoform, adesso non ricordo bene come appunto si chiamasse. Io con i prodotti della Lisoform mi trovo abbastanza bene, sono prodotti validi, però quel tipo di prodotto non mi è piaciuto. Non mi è piaciuta la profumazione, non mi è piaciuta la profumazione, non mi è piaciuta la pulizia e quindi bocciato. Non ho più la confezione per farvelo vedere perché l'ho buttato e quindi comunque era della Lisoform. E quindi sono andata a riacquistare il mio prodotto preferito per la pulizia del water, che è lui, il mio Duck. Io mi trovo benissimo con lui, mi piace questa profumazione marine, è una formulazione in gel e sono molto molto soddisfatta di questo prodotto. Infatti mi piace anche di più rispetto all'ace, mi pare che sia l'ace, anche quello è un prodotto super valido, preferisco lui. Questo l'ho pagato 1,99 euro. Non so, ve lo consiglio, provate a dare una chance, vedete un attimino come vi trovate. A me piace molto e quindi sono andata a riacquistarlo. Uccide il 99,9% dei batteri e raggiunge anche i punti più difficili. Consigliato. Poi, altro prodotto del quale non faccio a meno da quando l'ho scoperto, sicuramente vi faccio una capa tanta perché ve ne ho parlato, straparlato in continuazione. È lui il mio ammorbidente preferito. Io mi trovo benissimo con questo prodotto che è della Felce Azzurra e acquisto sempre e solo lui in questa profumazione ambra e vaniglia. Sto terminando un boccione della Fabuloso, se non sbaglio, o della, no, della Coccolino, che avevo acquistato non so quanti mesi fa, tipo uno di quei boccioni grandi, 70 lavaggi. Sono andata a lungo con quel prodotto, per carità, prodotto anche lui valido, però a me piace tantissimo lui, cioè a me piace proprio la profumazione che ha, che rilascia. A me piace, ragazzi, cioè, ovviamente le profumazioni sono soggettive, no? Perché magari a me piace, a molti altri non potrebbe piacere, però lui ha una profumazione delicata e si sente, cioè, nel senso, quando io tolgo i panni dall'asciugatrice, lui continua a sentirsi anche per giorni e quindi io mi ci trovo particolarmente bene e continuo a raffica sempre lui. Ah, questo l'ho pagato, vediamo un attimino se trovo il prezzo, 2,39 euro. Sono 30 lavaggi e io vi consiglio di dargli una chance. Provatelo e poi mi direte.
Altra cosa che abbiamo acquistato sono i tovaglioli, vabbè, non ve li faccio vedere, sono già in uso. E poi sono andata ad acquistare il sapone per le mani e ho approfittato di questa offerta. Questi prodotti della Luxury, non so se conoscete, io non li ho mai presi, però questi erano in offerta, 99 centesimi. Sono 750 ml di prodotto che andrò ad utilizzare in entrambi i dispenser del bagno, perché io ho due dispenser avendo due lavandini. Andiamo un attimino a provare a vedere se la profumazione mi piace. È una profumazione molto leggera, molto leggera. E io ho scelto argan e vaniglia, quindi è una profumazione molto leggera. Per 99 centesimi trovo che il prezzo sia top. Altra cosina che ho comprato è il dentifricio, questo della Acquafresh. Lasting Fresh, sensazione di freschezza fino a 8 volte più duratura, e quindi ho acquistato lui, l'ho pagato a 99 centesimi perché era in offerta. L'ultima cosina che vi faccio vedere è una crema della L'Oreal. Passando dallo stand ho visto che erano in promozione le creme della L'Oreal e quindi ho voluto acquistarne una. La proviamo. Io non ho mai provato creme della L'Oreal. Sarebbe la prima volta e quindi ho detto perché no, proviamola. Poi comunque vi farò anche vedere quando mi arriva il pacchetto, perché mi mancavano appunto le creme e prodottini vari per il viso e li ho acquistati e quindi poi vi farò vedere, non so quando perché dipende da quando mi arriva, poi devo girare il video, vi farò vedere i prodotti che ho scelto di acquistare. Ma nel mentre ho acquistato questa crema, diciamo da supermercato della L'Oreal, questa non so se la conoscete, attiva antirughe, crema idratante prime rughe 35 più giorno e notte. Io l'ho aperta, ho iniziato a utilizzarla proprio ieri e devo dire che non mi dispiace. La profumazione è delicata ti dà una buona sensazione sulla pelle, nel senso che non unge, non è appiccicosa, si asciuga molto rapidamente e lascia comunque sia la pelle bella rimpolpata. Questa dice che va a ridurre le prime rughe, migliora l'elasticità e idrata 24 ore ed è al collagene. Questa l'ho pagata 9,59 euro, era in offerta e quindi ho voluto darle una possibilità. E quindi questa è stata la mia spesa detersivi risparmio casa. Prima vi dico che da risparmio casa c'è una promozione in corso con una spesa di 30 euro, aggiungendo 5 euro. Praticamente vi viene in regalo, tra virgolette, uno smartwatch Neo, questo smartwatch qui, con un contributo quindi di 5 euro. Su una spesa di 30 euro vi portate a casa questo smartwatch. Io non l'ho acquistato perché di tutta questa spesa ho speso 25 euro e poi comunque sia io ho il mio smartwatch, ho il mio Fitbit acquistato 3-4 anni fa, però per chi fosse interessato c'è questa promozione ed è valida penso fino all'11 di novembre. E comunque sia fino ad esaurimento scorte. Quindi, se foste interessati, ci sono anche vari colori. Io non l'ho visto perché non era esposto lì, quindi non so dirvi la qualità, ma magari se siete interessati a buttarci un occhio. Allora, questo è il volantino risparmio casa, offerte valide dal 28 ottobre all'11 di novembre. Queste sono praticamente le promozioni. Io ero indecisa se prendere il detersivo della lavatrice in offerta a 2,49 euro, 26 misurini, però poi però poi il detersivo l'ho acquistato la scorsa volta ed è ancora pieno e quindi non sono andata. Vi segnalo lo stendino a 7,49 euro e anche questa mini scarpierina a 2,95 euro. Ecco, questi sono il detergente mani, appunto il sapone che sono andata ad acquistare. Ci sono chiaramente altre profumazioni.
Questo è il CIFA, 1,69 euro. C'è anche la candeggina da 3 litri a 2,15 euro. Prezzo veramente top. Quella profumata. Quindi ve la straconsiglio. Consigliatemi magari qualche altro prodotto con il quale vi trovate bene. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è, lasciatemi un like, vi aspetto nei commenti e se vi va iscrivetevi al canale, così mi aiuterete a crescere. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!